Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono Runewalker ed eccoci oggi all'immancabile rassegna dei titoli in arrivo sull'ecosistema di Xbox grazie al Game Pass per quanto riguarda la fine del mese di luglio. Ovviamente prima di buttarci nel video e di andare a vedere che cosa è arrivato, che cosa uscirà anche dal catalogo, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina sia del primo che del secondo canale Runewalker Gaming, dove trovate anche dei gameplay, dei titoli appunto che escono all'interno della quindicina di giorni in questione, e ovviamente lasciate un like e condividete il video con i vostri amici. Detto questo, non indugiamo oltre, let's go! Partiamo con il giorno 19, quando arriva As Dusk Falls, titolo che sto aspettando moltissimo. Un interactive drama dove vedremo intrecciarsi le vite di due famiglie dell'Arizona in una rocambolesca serie di eventi, in seguito ad una rapina andata male. Esperienza validissima sia in single player, ma sublime in multiplayer, sia online che in locale, fino a 8 giocatori. E potrete giocarlo con i vostri amici anche senza il controller, ma scaricando una app dedicata per Android o iOS, che gli sviluppatori hanno messo a disposizione gratuitamente. Anche se non siete degli amanti di questo genere specifico di videogiochi, vi consiglio di dargli un'occhiata. Stesso giorno arriva anche Ashes of Singularity Escalation, strategico in tempo reale davvero gigante, che i più etichetteranno banalmente come un clone di StarCraft, ma che potrebbe stupirvi in realtà, grazie anche alla sua estrema solidità. Saremo infatti al comando di intere armate spaziali, in un mondo di gioco enorme, dove potremo affrontare sia l'intelligenza artificiale che altri giocatori, fino a uno sbalorditivo totale di 16 players, e vi sedurrà grazie anche alle sue rocciose performance in epiche battaglie con centinaia di unità a schermo. Sviluppato da Oxide, il team dietro ARA History Untold, annunciato qualche tempo fa allo showcase. Lo reputo super consigliato per tutti gli amanti degli RTS. Passiamo a un altro noto brand videoludico, e arriva sempre il 19 anche Watch Dogs 2, titolo Ubisoft dove saremo Marcus Holloway, un giovane e brillante hacker della Bay Area di San Francisco. È un'esperienza open world, fruibile anche in multiplayer, che può essere giocata in maniera dinamica a seconda del nostro stile di gioco, fra l'approccio frontale più cacciarone piuttosto che l'uso dello stealth. Tra l'altro sarà possibile giocarlo su serie X ed S, potenziato a 60 frame per secondo grazie alla tecnologia FPS Boost. Ricordatevi di attivarla però. Passiamo al giorno 21, dove avremo MotoGP 22, esperienza motociclistica tutta italiana di Milestone, che porta nuovamente il brivido del motomondiale su cloud, PC e console. Con i suoi 20 circuiti ufficiali e più di 120 piloti, un livello di dettaglio elevatissimo e una grande cura per la simulazione, è un passo obbligato per tutti gli amanti del mondo delle due ruote, attestandosi anno dopo anno come il miglior titolo motociclistico di tutto il panorama videoludico. Sempre il giorno 21 arriva anche Torment Tides of Numenera, un altro peso massimo, erede spirituale di Planescape Torment, realizzato stavolta da InXile. Esperienza RPG sci-fi di stampo più classico, che sicuramente saprà sedurre gli amanti del genere. Saremo nel mondo di Numenera e tutta la storia sarà estremamente coinvolgente e con grande enfasi sulla narrazione più che sul combattimento, tipico del genere. Unica pecca? Purtroppo non è localizzato in italiano, il che è davvero un peccato, e in caso non abbiate molta familiarità con l'inglese potreste trovarlo un po' ostico. Concludiamo le uscite con il giorno 29, dove arriva Inside, titolo molto croccante di Playdead che riprende parzialmente lo stile horror dark del suo celebre predecessore, Limbo. In un mondo misterioso, criptico e quantomeno inospitale, dovremo farci largo stanza dopo stanza in una serie di puzzle e rompicapi per poter proseguire e per svelare infine il mistero che ammanta la misteriosa struttura nella quale ci troviamo. È un titolo che si completa in qualche ora, diciamo, e se volete un consiglio, scaricatelo
e giocatevelo d'un fiato. Anche se non siete dei fan dei puzzle platformer, è un gioco super adorabile che vi rimarrà comunque impresso. Veniamo poi alla carrellata dei giochi che hanno ricevuto il supporto per i controlli touch per quanto riguarda Xbox Cloud Gaming, e a questo giro troviamo As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Disc Room, Escape Academy, Garden Story, Little Witch in the Woods, Lost in Random, Space Lines from the Far Out, Gumurangi Simulator, Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2. Lasciano invece il catalogo di Game Pass il giorno 31 luglio questi titoli: Dodgeball Academia, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Omno e Raji An Ancient Epic. Di tutti questi, se devo essere sincero, ne ho graditi soltanto un paio, Omno e Raji An Ancient Epic. Il primo si finisce in poche ore, quindi potrebbe valer la pena dargli un'occhiata, mentre Raji uscirà sì dal catalogo, ma dovrebbe entrare al suo posto la versione Enhanced, con nuove modalità di gioco e nuovi contenuti, quindi sostanzialmente continuerà ad esserci, non abbiate troppa fretta di andare a giocarlo. Benissimo people, questi sono i titoli che sono in arrivo per quanto riguarda il Game Pass per la fine del mese di luglio. Non sono tantissimi titoli, ce ne sono di alcuni estremamente interessanti. Come sapete, io ho già messo gli occhi su As Dusk Falls, che arriverà anche in formato di serie completa sul mio secondo canale Runewalker Gaming, ma ci sono anche altri titoli interessanti, benché siano arrivati proprio non proprio recentissimi, ecco, insomma, tipo Watch Dogs 2 e Inside. Ovviamente vi aspetto qui sotto nel box dei commenti per dirmi cosa ne pensate di queste uscite, se c'è qualcosa che vi interessa, se non ve ne frega assolutamente niente ed eventualmente che cosa giocherete. Detto questo ragazzi, io vi invito ad un prossimo video, vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine come sempre e vi auguro buon divertimento gamers, alla prossima!